Nella modernità è possibile rinvenire due grandi paradigmi etici contrapposti, Hobbes e Rousseau. La partita è tra una descrizione della natura umana capace, sin dall'inizio, in assenza di condizionamenti sociali, di sentimenti positivi, la pietà di Rousseau, oppure al contrario, di una natura umana dominata da sentimenti negativi, la paura di Hobbes. Si potrebbe dire che la questione sia quella di stabilire se l'animale umano possa dirsi buono o malvagio per natura. Un tentativo di superamento di questa dicotomia, come è noto, è rintracciabile nella riflessione kantiana, secondo cui la natura umana possiederebbe contemporaneamente una disposizione al bene e una tendenza al male. È lo stesso Kant, però, a precisare che bisogna sgomberare subito il campo da possibili equivoci riguardo all'espressione natura, la quale non è qui intesa nel significato abituale secondo cui essa è il contrario del fondamento delle azioni derivanti dalla libertà. Parafrasando l'incipit dell'antropologia pragmatica, si potrebbe dire che lo studio della natura umana non si rivolge a ciò che la natura fa dell'essere umano, ma piuttosto a ciò che l'essere umano, in quanto libero, può e deve fare di se stesso. Se bene e male fossero riconducibili a dei sentimenti, non si potrebbe allora pretendere alcuna responsabilità dagli individui che ne sono affetti, essendo gli individui responsabili soltanto di ciò che compiono e non di ciò che provano. La riflessione lipsiana, pur inserendosi nel solco della tradizione kantiana, presenta degli spunti di indubbia originalità, in particolare per ciò che riguarda il tema dell'empatia. Essa, però, non è finalizzata a fondare l'etica sull'empatia, quanto piuttosto a limitare la portata di questo meccanismo psichico, almeno in ambito etico. Si potrebbe sostenere che Lipps adotti nei confronti dell'empatia un atteggiamento simile a quello che Kant adotta nei confronti della metafisica, come se la riflessione lipsiana costituisse, per dirla con Dunise, una sorta di critica della ragione empatica, vagliando quindi condizioni di possibilità e limiti. Lipps afferma in diverse occasioni che l'etica di Kant tocca la più profonda visione psicologica, riferendosi al tu devi, ovvero all'idea che l'io possa rivolgersi a se stesso dandosi del tu, come se non si trattasse di un unico io indiviso, bensì di un io plurale ed estraneo a se stesso. Ma soprattutto, secondo Lipps, il tu devi mette in crisi la dicotomia stessa di ragione e volontà. Quel tu devi, dice Lipps, è un fatto psicologico in un doppio significato. Una volta perché è un fatto di coscienza che può venir trovato solamente nella coscienza individuale, come enunciato dalla ragione, quindi come un io sovraindividuale nell'io individuale. Dall'altra parte, però, che io devo non rimane nella coscienza, piuttosto la coscienza possiede al tempo stesso una forza pulsionale nella personalità individuale. In breve, conclude Lipps, non si dà nessuna psicologia della volontà che non prenda a oggetto della sua considerazione questo tu devi. Ora, empatia e io sovraindividuale sono le direttrici su cui si muove l'agire etico lipsiano. Si potrebbe dire che l'empatia rappresenta il puramente soggettivo e sia dunque un'espressione di psicologismo, e al contrario, l'io sovraindividuale rappresenti l'universalmente astratto. La definizione lipsiana più ricorrente di empatia è quella secondo la quale essa sarebbe una oggettivazione di me stesso in un oggetto diverso da me, in altre parole, una proiezione. L'ipotesi che non sia possibile empatizzare senza una precedente proiezione inconscia da parte del soggetto empatizzante esclude l'empatia dall'ambito dell'etica, relegandola a quello dei meccanismi psicologici naturali. Ma se l'empatia non può essere posta a fondamento dell'etica, ciò non vuol dire che essa non giochi alcun ruolo all'interno dell'agire etico. Al contrario, essa riveste una sua funzione specifica, individuata da Lipps in una funzione di risonanza. In questo senso, l'empatia può fungere da amplificatore tanto delle azioni altruistiche quanto di quelle egoistiche, anticipando da questo punto di vista la riflessione di Schelling. Se si vuole indagare il ruolo dell'empatia all'interno della riflessione etica lipsiana e congiuntamente considerare la tensione naturalismo-antinaturalismo espressa sullo sfondo di questo quadro concettuale, bisogna allora prendere in considerazione il primo saggio della raccolta di Ethische Grundfragen, significativamente intitolato Egoismo e altruismo. Il ragionamento lipsiano non approda né a una riduzione di uno dei termini all'altro, né al superamento di questa opposizione, ma punta a uno smarcamento da entrambi i poli della questione. Altruismo ed egoismo, pur mantenendo una reciproca irriducibilità dal punto di vista dell'agire etico, tuttavia, presentano delle interconnessioni sul piano delle intenzioni. Allo scopo di mostrare queste interconnessioni, Lipps ricorre ad un esempio. Un bambino sta affogando e l'agente morale si trova a dover decidere se rinunciare a salvare il bambino, assecondando la paura per la propria incolumità, oppure se lanciarsi nel salvataggio. La prima è indubbiamente un'azione egoistica e la seconda altruistica.
Sul piano delle intenzioni, però, si potrebbe dire che il salvataggio avvenga per motivazioni quali il desiderio di ottenere riconoscenza, oppure il senso di potenza che viene stimolato e accresciuto dall'aver operato un salvataggio o simile. L'analisi psicologica lipsiana ricomprende dunque egoismo e altruismo quali strumenti di un'unica soggettività psichica egocentrata, almeno sul piano delle intenzioni. Infatti, sostiene Lips, in ogni caso, cioè sia nel caso in cui si procede a salvare il bambino, sia in quello in cui lo si lascia affogare, il soddisfacimento che io cerco è solo e semplicemente il mio soddisfacimento. In entrambi i casi agisce l'immedesimazione empatica con lo stato di pericolo posto dal bambino. Poi, in base a diversi fattori, si può decidere egoisticamente di fuggire questo stato di pericolo, sentito come proprio, oppure altruisticamente di farne cessare le condizioni, quindi di far cessare l'ansia sentita come propria, salvando il bambino. Sembra che Lips alluda alla possibilità di un universalismo paradossalmente soggettivista, in cui il rispetto dell'altro si fondi sul rispetto di sé proiettato universalmente all'esterno. Dal punto di vista lipsiano, l'empatia è una fonte di conoscenza al pari della percezione sensoriale, ma esattamente come la percezione sensoriale può essere fuori dagli errori. Lips paragona l'empatia naturale con la percezione della grandezza della luna. Chiunque osservi la Luna ha la percezione che essa sia di grandezza paragonabile a quella del Sole, ma nonostante le attuali conoscenze astronomiche, la percezione sensoriale non smette per questo di essere illusoria. Così come è necessario correggere, attraverso la ragione, la percezione sensoriale, secondo Lips è necessario correggere, sempre attraverso la ragione, la naturale percezione empirica. Voler fondare l'etica sull'empatia significherebbe fondare l'etica su un meccanismo naturale come la percezione sensoriale. Ma la naturalità dell'empatia non offrirebbe garanzie sufficienti perché egoismo e altruismo, in questa prospettiva, sono entrambe forme di empatia. Ma anche perché se il metodo di giudizio dovesse essere quello di una maggiore naturalità, allora l'egoismo sarebbe addirittura primario rispetto all'altruismo. Cito da Lips: l'egoismo ci appare come ciò che è primario e l'altruismo come ciò che è secondario. La condizione di un dominio originario ed esclusivo dell'egoismo è ovviamente una finzione. Ma un predominio originario delle motivazioni egoistiche è non soltanto comprensibile, ma anche naturale. È naturale in ogni senso presso gli uomini primitivi e presso i bambini. E lo è certamente anche presso di noi, nel senso in cui è naturale l'ottusità, l'indolenza e la spensieratezza. Si potrebbe dire che l'uscita dallo stato di minorità corrisponda, dal punto di vista lipsiano, alla rimodulazione del vissuto interno, venendo quest'ultimo riassorbito e corretto, sebbene non represso, dalla ragione. L'empatia naturale, che sta a fondamento tanto dell'egoismo quanto dell'altruismo, dovrà essere dunque razionalmente orientata verso fini sovraindividuali. Scrive ancora Lips: non è naturale, bensì innaturale, se nel nostro giudizio riguardo a ciò che deve essere o non deve essere ci lasciassimo determinare solamente per mezzo degli immediati vissuti personali. E questi ultimi sono, dal punto di vista lipsiano, riconducibili all'empatia e dunque all'egoismo primario. Tuttavia, la direzione verso cui deve muovere il giudizio è quella diametralmente opposta rispetto all'egoismo. E questa direzione diametralmente opposta, si potrebbe dire con il Kant dell'antropologia, non è l'altruismo, bensì il pluralismo, cioè la fuoriuscita dal soggettivismo in direzione di una considerazione allocentrata grazie all'apporto della ragione. In definitiva, se dal punto di vista lipsiano è l'empatia è un'oggettivazione di me stesso in un oggetto diverso da me, l'etica è invece un io sovraindividuale nell'io individuale, quindi specularmente un soggetto diverso da me oggettivato in me. Egoismo, altruismo, pluralismo sono tutte caratteristiche differenti della natura umana, la quale, paradossalmente e per sua stessa natura, scardina la dicotomia stessa di naturalismo-antinaturalismo. Grazie.